Fate bene attenzione perché gli elementi per dire no a un corso del genere c'erano davvero tutti. Campus di 10 giorni per drag queen dedicato ai minorenni. Dal 1 settembre a oggi, giovanissimi tra i 14 e i 17 anni hanno studiato il mondo del travestitismo all'interno di uno scambio internazionale denominato Drag Activism. Ora, già trattare determinati argomenti con ragazzi non maggiorenni solleverebbe non pochi dubbi. Farlo poi sotto il cappello del programma Erasmus e finanziare il corso con soldi pubblici dell'Unione Europea la dice lunga sulle priorità sbagliate di Bruxelles. Attivo dal 2018, il campus è finanziato appunto con soldi pubblici dal 2021. Ogni anno vengono spesi tra i 25.000 e i 35.000 euro, una cifra che rientra nel calderone di tantissimi progetti dedicati alla galassia arcobaleno che passano appunto sotto la sigla Erasmus+, e che appunto vengono sostenuti anche con i soldi degli italiani. Oltre allo sperpero di denaro pubblico per iniziative fortemente ideologizzate, spacciate per progetti educativi, c'è anche un altro aspetto che desta forte preoccupazione, e cioè l'indottrinamento a cui vengono sottoposti i minori durante questi corsi. Viene da chiedersi, ma è davvero questa l'Europa che vogliamo?